p a r TITE! Con un balzo esce fuori dalle gabbie più veloce di tutte. Cuor contento che sarrocca allo steccato, poi più al centro della pista troviamo Pantalica con la giuba celeste, la testa molto alta. Ancora più al centro della pista c'è Kalimnos. Tra queste Batlango. Poi una seconda linea formata anche da Mary Bambi, mentre un po' più dietro segue Sessili. Prima parte di gara piuttosto veloce, 4 cavalli virtualmente su di una linea. Con all'interno cuor contento, al cui esterno c'è Batlango, poi ancora Pantalica si prepara anche Kalimnos dall'esterno di tutti. Siamo praticamente a 400 dal palo con Batla Bridge Batlango che attacca, cuor contento e passa in vantaggio. Più al centro della pista c'è anche Pantalica, poi Kalimnos che cerca di impegnarsi. La lotta è ancora aperta a tutte. Con Bridge Batlango in vantaggio nei confronti di Pantalica, poi ancora Kalimnos e cuor contento. Nella fase finale. Pantalica dal centro della pista cerca di progredire. Ma all'interno è vitale anche Bridge Batlango che passa e chiude la partita. Intanto da segnalare un grandissimo recupero. Per Cecilie, che forse ha catturato anche il secondo posto. A vincere è stata Bridge Batlang, La figlia di Battle of Marengo. Acquistata per 6.000 euro a Fairy House. Quadrata in questo momento Pantalica, però superata di slancio dall'interno. Vediamo per il secondo. Uno al primo posto, per il secondo Cecilie, che all'inizio... Era rimasta completamente off the pace, fuori dai parziali, e poi finita molto forte. Per il terzo sono vicine, Cuor Contento e Pantalica. Ma bisogna attendere l'ufficializzazione del risultato. A vincere il numero uno dello schieramento, Manuel Porco in sella, la quota era di 33,17, quindi arrivo a grossa quota. Per il secondo dovrebbe essere arrivata al 2 di Sessili, quindi 1-2, e per il resto bisogna attendere l'ufficializzazione. È tutto.